Quando andiamo in montagna e piove, cosa è meglio utilizzare? Un classico poncho oppure una giacca impermeabile da trekking con membrana? Oggi lo scopriremo insieme andando a vederne i pregi e i difetti di entrambe le soluzioni. Iniziamo subito dagli aspetti positivi del poncho e il numero uno è sicuramente quello che lo fa preferire a tutti rispetto a una giacca impermeabile, ovvero il suo prezzo. Un poncho costa molto meno rispetto a una giacca impermeabile, perché un poncho, anche volendo prenderne uno di alta qualità, non si superano quasi mai 50 euro. Tendenzialmente con 30-40 euro si riesce a prendere anche un buon poncho. Il secondo aspetto positivo del poncho è che è facilissimo da utilizzare ed ha bisogno di pochissima manutenzione. Quando noi dobbiamo prendere un poncho, ce lo mettiamo addosso, lo possiamo utilizzare, non abbiamo problemi di dover stare a scegliere quale membrana, quale poncho, come invece sulle giacche impermeabili. Nel momento in cui poi lo andiamo magari a rompere, è molto semplice andare a riparare, o comunque, se proprio non è riparabile, diciamo che sicuramente ci rode meno buttare via un poncho da 40 euro rispetto a magari buttare via una giacca da 500 euro. Il terzo grande vantaggio del poncho è che, oltre a proteggere noi, oltre a proteggerci dalla pioggia, protegge anche lo zaino. Infatti la maggior parte dei ponci ha la possibilità di andare a proteggere anche lo zaino, e anche quello potremo proteggerlo al 100% dall'acqua. Passando invece agli aspetti negativi, questi vi preannuncio sono tanti. In primis la sua traspirabilità. Un poncho possiamo dire che è zero traspirabile. Infatti nel momento in cui andremo a utilizzarlo andremo a sudare tanto all'interno, quindi non è consigliato per attività ad alto tasso aerobico dove si va a sudare tanto. Il secondo grosso problema è che se lo utilizziamo col vento il poncho va a destra e sinistra, cioè veramente fa un po' come un mantello di Batman, cioè veramente va a destra e sinistra ed è quasi impossibile controllarlo. Questo soprattutto quando si fa trekking e magari si è su dei sentieri un pochino complicati, un pochino tecnici, è veramente un grosso problema. Quindi quando c'è vento veramente il poncho è inutilizzabile. Il terzo grosso problema del poncho è che quando lo andiamo a utilizzare magari in salita, nel momento in cui dobbiamo alzare le ginocchia, non vediamo dove andiamo ad appoggiare i piedi. Questo perché il poncho, appunto essendo molto grosso, noi andiamo ad alzare le ginocchia e non vediamo i nostri piedi, dunque non sappiamo dove li stiamo appoggiando, e questo può risultare veramente un grosso problema quando andiamo in montagna, non vedere dove stiamo andando ad appoggiare i piedi. Il quarto problema poi è che il poncho non ci copre completamente. Dipende un attimo naturalmente quanto siamo alti e che altezza del poncho prendiamo, però comunque un poncho tenderà a coprirci fino alle ginocchia, quindi tutta la parte bassa non sarà coperta, tutta la parte sotto le ginocchia prenderà l'acqua e quindi comunque andremo a bagnarci. Tendenzialmente se vorremmo comunque coprirci al 100% anche con un poncho dovremo comunque optare anche per un pantalone impermeabile. Passando invece al mondo delle giacche impermeabili, iniziamo dai pregi. Il pregio della giacca impermeabile rispetto a un poncho è che può essere traspirante. In base alla membrana che andiamo a decidere può essere più o meno traspirante e dunque anche se piove, anche se c'è vento e andiamo a sudare tanto, il calore che noi andiamo a produrre, l'umidità che produciamo tenderà ad uscire e suderemo molto molto meno. Il secondo aspetto positivo è che appunto abbiamo una membrana, quindi possiamo noi decidere che tipo di membrana andare a comprare. Quindi possiamo decidere se investire più su una membrana molto impermeabile e poco traspirante. Possiamo noi decidere se invece vogliamo una membrana più traspirante e meno impermeabile. Diciamo che conoscendo le giacche impermeabili potremo andare ad acquistare dunque la migliore membrana per l'attività outdoor che vogliamo andare a fare. Il terzo grande vantaggio è che la giacca impermeabile starà molto vicina al nostro corpo e non tenderà a svolazzare a destra e a sinistra come fa un poncho. Questo non ci porterà ad avere problemi nel momento in cui andiamo a attraversare magari dei sentieri esposti, dei sentieri tecnici. Quando utilizziamo anche dei pantaloni impermeabili non avremo il problema di non vedere dove mettiamo i piedi. Quindi diciamo che dal punto di vista della sicurezza avere la combinazione di giacca impermeabile più pantalone impermeabile è sicuramente più sicuro rispetto a utilizzare un semplice poncho. Il quarto vantaggio che vi ho già un pochino spoilerato è che possiamo utilizzare una giacca impermeabile anche per proteggerci dal vento. Questo perché appunto non andando a svolazzare a destra e a sinistra non avremo il problema che questo possa infastidirci. Dal punto di vista di utilizzabilità questa giacca impermeabile sicuramente ci può aiutare in molte più situazioni rispetto che un poncho. Ma invece quali sono i difetti di una giacca impermeabile? Beh, sicuramente il primo è il prezzo, perché anche se cerchiamo di acquistare la giacca impermeabile con membrana più economica che troviamo,
non penso che la troveremo a meno di 100-150 euro, quindi sicuramente costa almeno 2-3 volte, se non di più, tanto rispetto a un poncio. Il secondo svantaggio è che di una giacca impermeabile bisogna prendersene cura, bisogna utilizzarla bene, bisogna fare attenzione a non strapparla, con le nuove bisogna applicare i trattamenti di VR ogni tot uscite. Diciamo che la giacca impermeabile non possiamo dimenticarla, lì dovremo fare molta più manutenzione. E se la rompiamo è anche più difficile andare a ripararla, e nel caso non si possa riparare andremo a buttare via magari 400 euro di giacca, che non è poco. Il terzo svantaggio è che non va a coprire lo zaino, quindi noi dovremo andare a comprare un rain cover se non è dato in dotazione con lo zaino per poter andare a proteggerlo. Dunque arriviamo alle conclusioni: cosa è meglio acquistare tra una giacca impermeabile e un poncho? Beh, come sempre la risposta è dipende. Il poncho ve lo consiglio se dovete andare a fare dei cammini molto semplici, che possono essere una Via Francigena, un cammino di Santiago, dove diciamo tutti quelli che sono i difetti del poncho non vanno a influire sulla nostra sicurezza. Per quanto riguarda invece la giacca impermeabile, beh, diciamo che ve la consiglio un po' per tutto. Va bene sia per i cammini che abbiamo visto prima, anche per il poncho, che per tutto quello che è vera montagna, quindi per andare a fare anche trekking su sentieri esposti, su cammini di montagna, anche a fare alpinismo, una giacca impermeabile lì è veramente l'ideale. Diciamo che in generale la giacca impermeabile è quella veramente che la acquistate e volete farci praticamente qualsiasi tipo di attività, anche banalmente andarci in giro in città volendo. Detto ciò ragazzi, voi cosa utilizzate, poncho o giacca impermeabile? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che così ne discutiamo assieme. E nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!